che pure è nato di un italiano e di un immigrato, è italiano, penso, non è emigrato perché ha la mamma italiana e cosa. E così quanti sono? Quante persone oggi sono nate in Italia? Da 1984 che sono entrato in Italia, sento tutti i giorni lo stesso discorso che il PD doveva risolvere questo problema, perché avete i grandi politici che hanno dei grossi testi, però il problema di PD è dentro PD, perché bisogna risolvere il problema dentro PD, perché c'è un dibattito molto curioso dentro PD, perché oggi non sappiamo come uno, come Kenji, può diventare un ministro dell'immigrazione. Kenji è una persona non preparata per l'immigrazione, perché l'Italia, dal punto di vista dell'immigrazione, ci vuole un italiano che ha dei parenti che studiando l'immigrazione, che può parlare dell'immigrazione, perché l'Italia nel mondo, l'Italia conta, perché l'Italia fa parte dei 7 poteri del mondo, nei 7 paesi più ricchi del mondo, vuol dire che è lì dove decidono l'immigrazione. L'Italia oggi ha dei figli come noi, perché noi abbiamo vissuto più in Italia che casa nostra, però abbiamo visto sempre la politica dell'Italia che va verso la mediocrità, perché se vedete nel calcio, nello sport che abbiamo svolto noi, perché io ho fatto un po' di anni, sono venuto qui come secondo prestazione mondiale, ho fatto lo sport per l'Italia e fino a 39 anni non sono mai stato italiano, ho sempre il permesso di soggiorno. Dopo 39 anni, i miei figli sono italiani, la moglie è italiana, tutti sono italiani, io ancora non sono italiano, però io come identità mi sento italiano. Vuol dire che questa educazione, l'educazione e l'istruzione della persona oggi per portare l'Italia al di là del piano dell'indifferenza, perché in Toscana non c'è razzismo, c'è l'indifferenza, perché davanti al supermercato si fa pena di vedere un signore di 90 anni che tira a mangiare il suo figlio e dentro una macchina di seconda generazione. E lì dove comincia il razzismo. Non posso tenere tutti a parlare così, perché l'importanza oggi della nostra società è l'interazione, non l'integrazione. L'interazione vuol dire per capacità che abbiamo portato in Italia, più quello che gli italiani hanno, perché l'Italia è il popolo del mondo. Io non ho fatto 3 volte il giro del mondo. Ovunque vada al mondo trovi un italiano. Ci sono 6 milioni di italiani che sono fuori Italia. E perché gli italiani non hanno capito oggi questo, per fare l'Italia un paese al centro dell'attenzione, perché l'Italia è un paese che produce e che vende fuori. L'Italia è un grande paese, quello che ha detto nessuno ce l'ha al mondo. Però oggi manca una cosa che si chiama l'armonizzazione e la comanda di fede per calciare la paura e capire che gli italiani fanno parte del mondo. Non voglio essere lungo perché penso che ci sono altre persone che vogliono intervenire, però noi abbiamo, noi adesso tra di voi abbiamo fede, abbiamo rispetto di rispettare le regole e diventare come altri abitanti. Grazie.